Taglio del nastro delle autorità e benedizione del vescovo Leuzzi. È iniziata così la 32ª Fiera dell'Agricoltura di Teramo. 200 espositori tra produttori, associazioni no profit, attrezzi agricoli, piccoli animali, mercati contadini, piante, fiori e gastronomia, senza dimenticare i convegni a tema. Il tutto in uno spazio nuovo dove mostrarsi il parco fluviale, il polmone verde della città. Tanti espositori pari probabilmente a quelli dello Stadio Bonolis, circa 200, con una differenza sostanziale però, che questi espositori sono tutti centrati sulla Fiera dell'Agricoltura, perché eravamo abituati a una fiera dove c'erano delle esposizioni un po' miste, quindi abbiamo cercato di fare un lavoro di pulizia con il Comitato Fiera. Poi l'estensione del parco, che è superiore a quella dello Stadio Bonolis, con tanti spazi verdi da utilizzare. Oggi è la giornata della terra. Abbiamo deciso di inaugurare quella che per noi è la nuova Fiera dell'Agricoltura proprio in questo giorno. Tutta la convegnistica sarà centrata sulla sostenibilità. È un segnale forte che vogliamo dare come amministrazione per la Fiera dell'Agricoltura di quest'anno e per quelle che arriveranno. L'agricoltura, come mai oggi, rappresenta una delle risorse economiche più importanti per il paese. Teramo vanta una tradizione antica nella coltivazione di grano e orzo. Che mezzi espone in questa Allora, fiera? io espongo macchine e trattori d'epoca. Si usavano anni 50, 40, anche 30. Sono delle vecchie trebbiatrici, praticamente si doveva trebbiare davanti all'aia del contadino e si faceva il mucchio di grano, di paglia. Invece adesso ci sono le mititrebbie che vanno direttamente nei campi. Oggi le cose sono un po' cambiate. Ma del tutto. E alla Fiera dell'Agricoltura non poteva mancare l'Istituto Agrario di Teramo, il DIPO Parozzi, che ha presentato l'Autostrada delle Api, un progetto green dedicato al ripopolamento di questi preziosi animali. Questo progetto in effetti prevede un'autostrada chiamata proprio così perché è un corridoio praticamente dove le api e tutti gli insetti impollinatori possono trovare ristoro, ed è un'autostrada molto lunga perché abbiamo pensato di partire dal mare fino alla montagna, da Giulianova fino a Isola del Gran Sasso. Come si costruisce questa autostrada? Creando delle oasi lungo il percorso. In maniera particolare a Teramo saranno posizionate delle casette di vetro e legno all'interno delle quali ci saranno delle arnie. Gli organizzatori dell'evento prevedono in questi giorni almeno 50.000 visitatori provenienti da diverse regioni. La Fiera dell'Agricoltura di Teramo si concluderà lunedì 25 aprile.